Hai mai dovuto affrontare l'invidia? Io sono sicuro di sì. E forse in questo momento la stai affrontando e ti sta bloccando alcuni dei tuoi progetti, alcuni dei tuoi sogni. Ma cos'è l'invidia? Beh, giorni fa ho parlato attraverso uno di quei video brevi e ho dato accenno e ho esposto anche un mantra da recitare che non nasce da me. Ebbene, l'invidia è come una nube. Immagina che ha un colore grigio-verdastro, ma non nasce solo dal rapporto fra te e una tua amica o amico che sia, perché dico amico perché molto spesso l'invidia nasce proprio dalle persone amiche, quelle che si dicono amiche, ma non necessariamente sono persone che vogliono provare invidia nei tuoi confronti in modo cattivo, cioè è una cosa più inconscia, più dentro sé, qualcosa che dice io non ce la sto facendo, lei ce la sta facendo e fa rabbia questo e va anche compresa questa persona. Beh, dopo tanti anni possiamo dire di ricerca sul campo, io mi sono reso conto di una cosa, che la stragrande quantità dell'invidia che noi esseri umani, diciamo così, riceviamo, la definisco proprio come un qualcosa che si riceve, nasce da dei fatti che accaddero nella tua genealogia. Anzitutto va detto che quello che io ti sto esponendo lo possiamo associare in numerologia al numero 6. Ora non pensare subito, ah, sono nata il 6, quindi tutti provano invidia nei miei confronti. Diciamo che c'è un pizzico anche di quello, ma la maggior parte delle cose nascono in tutt'altra maniera. Immagina ora la tua genealogia, un albero enorme fatto di tanti antenati. Tu, come discendente, ti fai carico, si può dire involontariamente, ma questo involontariamente è un po' discutibile. Ma diciamo che a livello conscio non te ne rendi conto. Beh, prendi un po' di questo, un po' di quello perché lo vuoi risolvere, vuoi aiutare i tuoi antenati. Immagina ora che un tuo antenato, supponiamo tuo nonno, beh, supponiamo che nacque vicino ad una morte, quindi ci fu un lutto e una nascita. Quello che si venne a formare è un conflitto detto di identità. Chi sono io? È più importante lui, cioè che è morto, o sono più importante io? Voi pensate che tutto questo si trasmette attraverso quella che viene chiamata comunicazione non verbale, che è pari, secondo le neuroscienze, al 99,99%. Oppure immagina un parto dove ci sono due gemelli, uno tristemente muore, l'altro invece nasce. Oppure ancora un parto dove un bambino o una bambina, magari sempre tuo nonno, nasce, ma c'è quello che viene chiamato gemello scomparso. Chi è il gemello scomparso? Diciamo, detta in parole semplici, visto che l'ho già trattato come argomento, ma eventualmente fatemi capire che lo ritratto di nuovo, è un'anima che voleva incarnarsi nel tuo stesso feto, ma alla fine, beh, non è che si dice che hai vinto tu, alla fine sei nato tu, hai preso tu quel feto. In un feto si entra più o meno al terzo mese. Ora va detto che è questione di magnetismo. Tutto quello che tu vedi si forma attraverso il magnetismo, detta tra me e te. Se vogliono controllare il tuo destino, lo possono fare attraverso il magnetismo. Chiudo la parentesi. Magari un giorno, se volete, lo approfondiamo questo argomento, ma lo approfondiamo fuori sede. Ebbene sì, immagina la forza che ha un lutto. Hai presente una volta, 27 anni, vedova, magari di guerra, che è ancora più pesante, e per il resto della vita vestita di nero, con i figli lì a guardarla e dire non si è mai vestita di un colore che non sia il nero, la borsa nera, le scarpe nere, i calzettini neri, insomma tutto nero. E poi se è solo lei, magari c'è pure il resto della famiglia. Tutto questo ha creato un campo energetico talmente solido che oggi tu ne sei ancora coinvolto, noi ne siamo ancora coinvolti e quindi ha una forza magnetica incredibile. E il 6, che è il numero degli amanti, degli innamorati nei tarocchi, beh, dice: non so, questo posto è già occupato da chi? Dal morto. E un giorno ci saranno discendenti che avranno come eredità sempre di questa memoria, per esempio, una confusione: ma quale lavoro voglio svolgere? Questo o questo? Quale uomo voglio? Questo o questo? E via dicendo. Già ne abbiamo parlato a riguardo. A volte non nasce un bambino, nasce un'impresa, una morte e un'azienda, un negozio di famiglia. E quale sarà il complesso che avrà questo negozio?
negozio inconsciamente al complesso del concorrente. Il concorrente è sempre più forte di me. Ti do un consiglio. Vista tale eredità e queste persone che involontariamente provano invidia proprio per questa storia genealogica, perché qualcuno non si è sentito riconosciuto nel suo valore e qualcun altro a quel punto dirà: ma io volevo essere, parlando del tuo antenato, più guardato. Questa rabbia te la trascini, quindi questa lotta tra il tuo antenato e colui o colei che morì, che è tutta una cosa inconscia, diventa una lotta tra la tua amica e te. Quindi fondamentalmente parte da te, quindi tu puoi lavorare tutto questo, ma intanto se hai l'idea di esporre qualcosa così ad una tua amica, dico amica perché può trattarsi di un'amica, non di un cavolo di persona che magari ti dà fastidio, quindi evita con tutti di esporti troppo. In quel caso non la guardare troppo negli occhi l'altra persona, ma non abbassare lo sguardo verso il basso. E lo sai perché? Verso il basso si guardano i morti. Distogli lo sguardo, non importa quello che pensa, e contrai leggermente l'addome. Dei 72 nomi di Dio, perché Dio è stato visto in mille maniere, ma ha 72 nomi che lo definiscono, beh, guarda ad Elad, se l'ho pronunciato bene, Elad dovrebbe essere, Dio mi perdoni se lo sto pronunciando un po' male, ma è l'ebraico antico. Beh, insomma, è stato creato un mantra appositamente dedicato a questo, che mi raccomando, recitalo per te, per chi ami. Ora te lo vado a dire, l'ho già detto in quel video breve, ma lo vado a ripetere apposta. Prendi carta e penna. Sono un essere libero con uno scopo nella vita. Lo realizzo con tranquillità e determinazione. È bellissimo. Ripetilo almeno 3 volte consecutive ogni giorno e fallo per almeno 19 giorni. Mi raccomando, poi se lo vuoi dedicare ai tuoi familiari fai altrettanto. E ricordati, qui sopra in Facebook e qui sotto in YouTube c'è il link nezaccademy.net/live per le live su Zoom alle 20:45 ogni 2 martedì del mese. Poi c'è il link per le sessioni, per gli incontri privati con me, a tu per tu, per sbloccare la tua situazione in qualsiasi ambito. Finora ho trattato più di 9.000 casi e tenuto più di 1.000 conferenze in 8 anni. Sono 12 anni che faccio questo mestiere e mi raccomando, l'Accademia, sono aperte le iscrizioni, sempre con il link in descrizione. Partiamo dal percorso di numerologia. Un abbraccio grande 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 dal vostro Fabio Nezzak. Ciao a tutte, ciao a tutti.